tema migranti. Nelle ultime 24 ore ne sono stati soccorsi 2.700. Lampedusa sotto pressione, 10 le vittime in naufragi in acque maltesi. Contro il pericolo russo si uniscono 4 paesi del nord Europa, difesa aerea comune per Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, stallo nella battaglia di Bakhmut. A Pianura l'ultimo saluto a Francesco Pio, ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Mergellina, nella chiesa di San Lorenzo Martire, sagrato ed ingresso gremiti. Pio vive, angelo innocente, dice il parroco. Lotta agli abusi nella Chiesa, ancora una stretta, pubblicata una versione aggiornata delle norme per prevenirli e contrastarli. Tra le novità la responsabilità estesa ai laici e a capo di associazioni internazionali. Il cinema, la cantante Giorgia debutta come attrice nel film Scordato, diretto da Rocco Papaleo. Presentato al Festival di Bari, racconta una coppia inedita in una storia di bilancio e di rinascita. Buonasera dal TG 2000. In apertura, i migranti sbarcati sulle coste italiane con oltre 2.700 arrivi nelle ultime ore. A Lampedusa la situazione è al collasso. Beatrice Bossi. Le coste di Lampedusa accolgono senza sosta. Sono oltre 2.000 i migranti sbarcati in sole 24 ore, decine i salvataggi operati dalle navi umanitarie e dalle autorità italiane tra le onde del Mediterraneo. L'ultimo attracco è di poche ore fa. Un peschereccio tunisino è arrivato con 80 migranti a bordo. Li ha tirati fuori dalle acque maltesi, ma tra loro ci sono anche 3 cadaveri. Altre 7 vittime dello stesso naufragio arriveranno nelle prossime ore con la Guardia Costiera. Ma al molo di Lampedusa oggi sono arrivati anche 19 natanti fatiscenti e stracarichi di uomini, donne e bambini. Eccone uno scortato dalla Guardia di Finanza mentre si avvicina al porto. L'hotspot dell'isola è ormai al collasso, manca l'acqua, molti degli ospiti non bevono da giorni. Continuando così le cose, certo, facendo un po' dei, come dire, dei paragoni con quello che sarà l'estate, credo che l'emergenza già abbia superato di gran lunga i numeri e ci vorrebbe un aiuto più particolare anche dalle istituzioni. Il mare continua a restituire anche i corpi del naufragio di Cutro. Sulle coste calabresi oggi è stato trovato il cadavere di un uomo di circa 30 anni. È la 90esima vittima della tragedia. Altre 10 persone risultano ancora disperse. Contro la minaccia russa, i paesi del nord Europa sono pronti ad un accordo sulla difesa aerea congiunta. Telefonata di Erdogan a Putin, è necessario fermare la guerra. Fabio Bolzetta. Negoziati il prima possibile. Sul piano diplomatico della guerra in Ucraina, la giornata è segnata dalla telefonata tra il presidente turco Erdogan e l'omologo Putin, a cui il leader turco ha ricordato l'importanza di mettere fine al conflitto. Erdogan ha poi ringraziato Putin per il suo atteggiamento positivo riguardo alla proroga dell'accordo per l'export di grano dal Mar Nero. Ma dopo la visita del presidente Xi a Mosca, da Kiev fa sapere Volodymyr Zelensky, nessuna proposta è stata ancora consegnata da Pechino all'Ucraina. Il presidente ucraino ha espresso scetticismo sulla proposta in 12 punti della Cina che chiede un cessate il fuoco e negoziati di pace, affermando che il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale deve venire prima di tutto. Intanto nel paese invaso le forze russe hanno bombardato un punto di consegna di aiuti umanitari nella città meridionale di Kherson, ferendo 2 civili, area in cui ieri la Russia aveva effettuato 67 attacchi. Sulla stretta di Bakhmut, secondo il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina, Sergei Cerevati, è ancora troppo presto per dire che l'offensiva russa si sia completamente fermata. Tra le forze paramilitari, secondo quanto dichiarato dal fondatore della società di contractor Wagner, oltre 5.000 ex detenuti sono stati graziati da Mosca dopo aver terminato il loro contratto per combattere in Ucraina come mercenari. Mentre i comandanti delle forze aeree di Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca hanno firmato una dichiarazione di intenti per creare una difesa aerea nordica congiunta a fronte della crescente minaccia della Russia. Si tratta del primo accordo del genere siglato tra gli stati nordici e firmato il 16 marzo scorso presso la base aerea di Ramstein in Germania.
Accordo ufficiale sui cosiddetti fuel, i carburanti ecologici, i motori termici non andranno in pensione dopo il 2035. Al Consiglio europeo Berlino impone la sua versione, a patto però che le auto siano alimentate da carburanti green che emettano zero anidride carbonica, così come avviene per i motori elettrici. Per Confindustria la ripresa è rinviata di un anno. Secondo il centro studi Viale dell'Astronomia, l'aumento del costo del denaro si riverbera gradualmente sul credito, che diventa più caro e meno accessibile. Per il nostro paese l'impatto del rialzo dei tassi si dispiegherà con un ritardo di circa un anno. In particolare il freno alla crescita si farà sentire sugli investimenti per le imprese e sui consumi delle famiglie. E parliamo ora di piccole imprese. Nell'ultimo decennio addio a 300.000 artigiani. Diminuiscono così i luoghi di socializzazione a dimensione d'uomo. Leonardo Possati. L'Italia non è più un paese per artigiani. Una delle figure professionali più importanti della nostra economia, fiore all'occhiello del sistema manifatturiero, tira i remi in barca al punto che in 10 anni, dal 2013 ad oggi, abbiamo 300.000 artigiani in meno. Falegnami, calzolai, orafi e meccanici nel corso degli anni stanno sparendo. Queste piccolissime attività artigiane conservano l'identità di una comunità e sono uno straordinario presidio in grado di rafforzare la coesione sociale di un territorio. Fiaccati dal boom degli affitti, dalle tasse, dall'insufficiente ricambio generazionale, ma anche dalla feroce concorrenza della grande distribuzione e del commercio elettronico, gli artigiani stanno diminuendo in maniera spaventosa e questo ha ricadute importanti anche sul tessuto sociale delle nostre città. Insomma, con meno botteghe e negozi di prossimità diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione d'uomo e tutto si ingrigisce, rendendo meno vivibili e più insicure le zone urbane che subiscono queste chiusure, penalizzando soprattutto gli anziani. Un'emorragia continua che sta colpendo in particolare modo l'artigianato tradizionale, quello che con la sua presenza, la sua storia, la sua cultura ha contrassegnato il cuore delle nostre città. Le province più colpite sono Lecco con il 25% in meno, seguita da Vercelli e Teramo col 24% di artigiani che sono spariti. Unica città che registra un dato in controtendenza è Napoli, che segna un più 0,2%. Andiamo in Sardegna, a Portovesme riesplode la rabbia, assemblea permanente alla fonderia di San Gavino, tende sul tetto piazzate da 4 operai, mentre altri 3 loro colleghi si sono incatenati ai tornelli dell'impianto. Nei 2 siti industriali del Sulcis e del Medio Campidano i lavoratori non hanno atteso la riunione convocata dai sindacati per lunedì mattina, preoccupati per 1.500 posti di lavoro dopo la fumata nera di ieri al vertice al Ministero a Roma. Ci spostiamo in Campania, pianura, quartiere di Napoli, funerali di Francesco Pio Maimone, ucciso a 18 anni a Mergellina. Federico Plotti. C'era un silenzio irreale questa mattina nel quartiere di Pianura, periferia occidentale di Napoli. Era nato qui Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso da un proiettile vagante domenica scorsa sul lungomare di Mergellina. Francesco Pio vive, si legge sui tanti striscioni appesi lungo le strade, nei luoghi dove il ragazzo era nato e cresciuto. Questo pomeriggio, dentro e fuori la chiesa di San Lorenzo Martire, in centinaia hanno dato l'ultimo saluto al ragazzo. È stato ucciso un angelo innocente, ha detto il vescovo di Pozzuoli, Monsignor Gennaro Pascarella, che ha officiato i funerali insieme al parroco di Pianura, Don Enzo Cimarelli. Ucciso per sbaglio? Probabilmente sì. Quello che è successo dovrà spiegarlo agli inquirenti Francesco Pio Valda, che solo per coincidenza porta lo stesso nome della vittima, per il momento unico fermato. Ha sparato dopo un battibecco animato, scoppiato con altre persone, per una scarpa calpestata e sporcata nella calca di quella serata. La pistola è estratta per dimostrare che con certa gente non si scherza e che quell'arma fosse realmente vera. Ieri sera, lungo le strade di Pianura, fiaccolata silenziosa per ricordare Francesco Pio e per chiedere verità e soprattutto giustizia.
A Venezia emergenza rientrata, corteo sciolto, l'arrivo degli anarchici in città per manifestare solidarietà a un cittadino spagnolo condannato per un attentato dinamitardo nel Trevigiano ha prodotto solo qualche tensione, ma la città ha vissuto un sabato da assedio con i negozianti che hanno sprangato i locali di Campo Santa Margherita dove si prevedeva l'arrivo degli anarchici. Ed in Francia continua la protesta, scontri delle forze dell'ordine con i Black Bloc nei cortei contro la riforma pensionistica, ma non solo. Polizia a Saint-Solin, nella regione settentrionale della Nuova Aquitania, dove migliaia di persone hanno sfilato in una manifestazione non autorizzata contro il progetto del bacino idrico. 50 manifestanti e 16 agenti feriti. In Etiopia lenti passi verso la pace. In vista delle elezioni è rimosso dalla lista delle organizzazioni terroristiche il fronte di liberazione del Tigray, che si potrà così presentare al voto. Antonio Soviero. Nuovo passo avanti verso la pace in Etiopia, teatro di una delle più feroci guerre civili degli ultimi tempi. Un conflitto che per due anni ha visto lo scontro tra la regione del Tigray e il governo federale appoggiato dall'Eritrea, intervenuta con i suoi soldati. Si parla di almeno 600.000 morti, milioni di sfollati, stupri e persecuzioni etniche. Il 2 novembre dello scorso anno è stato firmato un accordo di pace e ora il Parlamento dell'Etiopia ha rimosso il fronte di liberazione popolare del Tigray dall'elenco delle organizzazioni terroristiche. Un passo importante per la formazione di un governo regionale ad interim nell'attesa di nuove elezioni, alle quali può partecipare anche il fronte che ha governato il paese africano per tre decenni, fino all'arrivo dell'attuale premier Abiy Ahmed, che nonostante il Nobel per la pace ha scatenato la guerra ai ribelli del Tigray. Ora tira aria di pace in Etiopia, ma affinché sia duratura bisognerà affrontare il tema delle responsabilità per i crimini di guerra compiuti da tutte le parti, ma sempre negati dal governo etiope e dal suo alleato eritreo. Stati Uniti e Canada hanno raggiunto un accordo per limitare l'immigrazione. Chi proverà ad attraversare illegalmente il confine tra i due paesi potrà essere sempre respinto, a differenza di quanto accaduto finora. Marco Burini. Altro che diritto fondamentale, altro che sogno di una vita migliore per sé e i propri cari. Migrare è sempre più difficile, quasi impossibile, anche dall'altra parte dell'oceano. Biden sta chiudendo le porte in entrata a sud e in uscita a nord. Ieri a Ottawa ha stretto un patto con il premier canadese Trudeau per chiudere l'ultimo varco non presidiato tra Stati Uniti e Canada, che spartiscono un confine di 5.000 chilometri. Finora c'era un accordo per cui le persone migranti potevano essere respinte nei punti d'ingresso ufficiali, ma non in quelli non ufficiali, come Roxham Road, strada di campagna che collega lo stato di New York con la zona sud di Montreal, Quebec, dove potevano fare domanda d'asilo. D'ora in poi anche questo corridoio, percorso da circa 40.000 persone l'anno scorso, viene chiuso. Anzi, l'entourage di Trudeau fa sapere che il diritto di respingere vale per qualunque porzione del confine, compresi laghi e fiumi. Le vie d'acqua vengono spesso usate dalle persone migranti. Quanti provenienti dal Centro America hanno attraversato il Rio Grande e Rio Bravo al confine tra Messico e Stati Uniti? Poco tempo fa però l'amministrazione Biden ha presentato una proposta di legge dal sapore trumpiano. Vietare l'ingresso negli Stati Uniti a richiedenti asilo che non abbiano prima cercato accoglienza in almeno uno dei paesi attraversati. Quindi o sei messicano o è praticamente impossibile varcare i cancelli della terra promessa. Andiamo in India. Rahul Gandhi, uno dei leader dell'opposizione, è stato espulso dal Parlamento dopo essere stato condannato per aver diffamato il primo ministro Narendra Modi. La decisione si sta trasformando in un'importante occasione per ricompattare la compagine antigovernativa. Regole rafforzate contro gli abusi nella Chiesa. Papa Francesco ha promulgato definitivamente con un motu proprio le norme per contrastare questi crimini. Paolo Fucili.
Un aggiornamento nel segno del rigore contro qualsiasi crimine di abuso sessuale su minorenni e non solo. Francesco conferma le norme da lui emanate quasi 4 anni fa, ma con qualche ritocco le rende ancor più severe. Ad esempio, ora sacerdoti e religiosi sono obbligati a denunciare anche capi e leader di associazioni e movimenti ecclesiali, e anche un laico può farlo nel caso abbia notizia o fondati motivi per pensare che abbiano commesso abusi sessuali. Voi siete la luce del mondo, si intitola in latino il motu proprio in 20 articoli, da oggi valido non più solo a termine per prova. Si parla di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili, compreso chi occasionalmente, perché infermo, in stato di deficienza fisica o psichica o privato di libertà, non può resistere all'offesa. Ma le norme contemplano anche l'utilizzo di materiale pornografico e qualsiasi condotta mirata a eludere indagini o interferire in esse, che siano civili o canoniche e a carico proprio o di altri. Ogni diocesi ora deve dotarsi di un apposito organismo o ufficio per ricevere segnalazioni di abusi, e qualunque ritorsione su chi li segnala è esplicitamente proibita. E per concludere, non si può imporre alcun vincolo di silenzio né a chi segnala abusi, né d'ora in poi a chi dice di averne subiti o ad eventuali testimoni, nel rispetto però della buona fama e della presunzione di innocenza dell'indagato. Nel precedente si parlava di sistemi stabili facilmente accessibili. Oggi si parla di organismi e uffici facilmente accessibili per coloro che vogliono fare una segnalazione. L'importante è che chi è a conoscenza di fatti che a suo avviso potrebbero costituire dei delitti deve essere in grado di individuare dove e a chi riferire le notizie di cui è a conoscenza. Papa Francesco invita nelle parrocchie, un luogo benedetto dove si va per sentirsi amati. La raccomandazione ai fedeli provenienti da Roma, in provincia di Milano, ricevuti questa mattina in udienza. Rita Salerno. Le parrocchie sono il luogo in cui ci si incontra, ci si conosce, ci si arricchisce gli uni con gli altri. Persone di diverse generazioni e di varie estrazioni culturali e sociali, con qualcosa di unico da dare e da ricevere. A sottolinearlo è il Papa nell'udienza alle comunità parrocchiali di Rho, in provincia di Milano, ricevute in aula Paolo VI. La Chiesa è questo. La Chiesa infatti è un corpo composto da tanti membri, tutti al servizio le une delle altre e tutti animati dallo stesso amore. Ai 2000 fedeli delle parrocchie di San Giovanni e Passirana di Rho, Francesco rammenta che è indispensabile camminare insieme con amore, nel rispetto delle differenze. Voi preparate il terreno, a volte un più arido e duro, per seminare amore e trasformare il territorio in cui vivete in una campagna rigogliosa, ricca di frutti buoni del Vangelo. Allargare la cerchia per andare incontro all'altro, questo è la parrocchia dalle braccia e dalle mani aperte, ma a patto di non lasciare entrare il chiacchiericcio, peste che rovina tutto, dice il Papa, che cita l'antico santuario della Dolorata di Rho, luogo di devozione ieri come oggi. La gente non si stanca di chiedere, di chiamare, e noi non dobbiamo stancarsi di aprire le porte e le finestre. Se tu sei prete è per quello. Domani nelle chiese italiane una colletta per i terremotati di Siria e Turchia, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Giorgia Bresciani. La colletta indetta dalla CEI vuole essere un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate. Dopo il 6 febbraio, nelle zone della Turchia e della Siria colpite dal sisma, si vive ancora nella paura e nella precarietà. Siamo ancora in piena emergenza. Naturalmente adesso emergono i problemi di fondo, la casa, il lavoro, la scuola. C'è ancora l'incubo delle scosse, molte persone hanno ancora paura, dormono nelle tende, addirittura alcuni dormono in auto. Naturalmente molti sono andati via. Questo pone anche un problema grosso per quella che è la nostra chiesa locale.
La presenza dei cristiani è fondamentale in queste terre che sono i luoghi d'origine della Chiesa, ma restare è sempre più difficile, soprattutto dove, come in Siria, la distruzione del terremoto si accompagna a quella provocata da 12 anni di guerra e ora anche dalle calamità naturali. Con le piogge torrenziali nel nord-ovest si sono verificati degli allagamenti dove ci sono questi terremotati, ecco, che vivono nelle tende. Circa 600 di queste tende sono state distrutte completamente e le altre più di 900 in parte danneggiate. Ecco, quindi questa povera gente è martoriata da una parte e dall'altra. E il rischio è che restino solo macerie. Quando vedo tutte queste numerose macerie, anche della guerra soprattutto, a me viene da pensare lì è rimasta sepolta qualcosa di importante, è rimasta sepolta la speranza. Il Vaticano ha consegnato questa mattina alla Grecia 3 frammenti del Partenone che erano conservati da secoli ai musei vaticani, decisione presa dal Papa a dicembre. La Chiesa ortodossa greca si augura che questa iniziativa trovi anche altri imitatori, con evidente riferimento alla restituzione di altri manufatti del Partenone conservati a Londra al British Museum. È il momento di dire basta alle aggressioni. Nelle classi devono tornare sicurezza e serenità. Così il ministro dell'istruzione Valditara. Lo Stato si costituirà parte civile contro chi picchia i docenti e ha aggiunto chi aggredisce pagherà anche per il danno di immagine. Torna l'ora legale. Questa notte alle 2 le lancette degli orologi andranno spostate in avanti di 60 minuti. Letizia Davoli. Puntualissimo, insieme alla primavera, arriva anche il cambio dell'ora. Per il 2023 avverrà questa notte, tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Alle 2 le lancette andranno quindi spostate avanti di un'ora fino alle 3. Nell'era digitale, in cui tutto è perennemente online, non ci saranno problemi a ricordarlo. Gli orologi dei cellulari e quelli degli elettrodomestici IoT faranno tutto da soli. Quelli analogici invece, cioè quelli non connessi alla rete, dovranno essere regolati a mano. A differenza del giorno in più dell'anno bisestile introdotto nel calcolo del tempo per precisi motivi astronomici, l'ora legale ha un fondamento puramente economico, più precisamente di risparmio energetico. Lo spostamento infatti permette di sfruttare al massimo la quantità maggiore di ore di luce naturale delle stagioni più calde, consumando meno energia elettrica. Secondo le stime di Terna, il risparmio di quest'anno tra il 26 marzo e il 29 ottobre sarà di 410 milioni di kilowattora, pari a circa 200 milioni di euro, il fabbisogno medio annuo di oltre 150.000 famiglie. Dal 2004 al 2022 invece è stato di circa 10,9 miliardi di kilowattora, pari un risparmio per i cittadini di circa 2 miliardi di euro. Ma se il passaggio all'ora legale è un toccasana per le nostre tasche, lo è meno per la salute. Il salto di ora per molti ha gli effetti di un piccolo jet lag, con mal di testa, stanchezza, disorientamento e perdita di appetito. La soluzione? Andare a letto un po' prima, non bere alcolici alla sera e mangiare leggero per non disturbare il sonno e fare attività fisica di mattina. Negli Stati Uniti sale ad almeno 23 morti il bilancio delle vittime dei violenti temporali e di almeno un tornado che si sono abbattuti sul Mississippi. I feriti sono decine e almeno 4 persone risultano disperse. Le squadre di ricerca e soccorso sono ancora al lavoro, ha scritto su Twitter il governatore Tate Reeves. Ultimo fine settimana di marzo all'insegna del cambiamento. Da domani le temperature scenderanno gradualmente e arriverà la pioggia con il rinforzo del vento. Un fronte polare scandinavo ha già iniziato la lenta discesa verso sud. La perturbazione porterà un calo delle temperature anche di 10 gradi tra domani e lunedì. E siamo al cinema. La cantante Giorgia debutta come attrice nel film Scordato, diretto da Rocco Papaleo. Li ha incontrati per noi Fabio Falzone. Che coppia! È una coppia bellissima, assolutamente inedita. Beh, diciamo che siamo belli. Se... Soprattutto tu, Rocco. Io diciamo brillo di luce riflessa. No, io brillo di luce riflessa. Può capitare a un certo punto che un pezzo incastrato male nel tempo faccia storcere il mobile. Ah.
Ma non c'è solo la coppia Giorgia Papaleo a rendere interessante questo scordato. Il nuovo film da regista dell'attore amatissimo è una pellicola di maturità che parte dalla semplice contrattura di un uomo che di professione fa l'accordatore per trasformarsi nel percorso di bilancio di una persona di 60 anni che ritrova il sud, la famiglia, se stesso per capire dove andare. Si ride e si riflette. Tra i film diretti da Papaleo sicuramente il più riuscito. Ma Giorgia, come c'è finita dentro questo film, ambientato tutto al sud e che non a caso viene presentato oggi al Festival di Bari? Chiedersi chi sono, che ho fatto, dove vado, che devo fare, come posso essere migliore e andare oltre quello che sembra, quindi cercare una ragione anche in un banale sintomo che può essere un mal di schiena, scoprire che invece c'è una vita dietro che ha portato a una serie di pensieri che si possono guarire. Si devono guarire, provare a guarirli, insomma. Io avevo il dovere di dare di più perché insomma ero l'imbucata della situazione e Rocco mi ha allenato in maniera, ho avuto questo privilegio di studiare con un artista eccezionale e ho cercato di carpire tutti i segreti che lui mi passava. Ma sbuffo perché se non ci... Ma a me te lo devi prendere perché comunque tu mi hai guidato così. È così. Poi io ho cercato di mettere il massimo, di fare il massimo che potevo, proprio con seguendo tutto quello che tu hai detto. Va bene, basta. Iniziative in Italia e in tutto il mondo per il Dante Dì, il giorno dedicato al sommo poeta. Anche Papa Francesco invita ad imitare il cammino del Ghibellin Fuggiasco. Marino Galdiero. Il cammino di Dante per la Selva Oscura inizia oggi, 25 marzo, così almeno hanno calcolato gli studiosi della Divina Commedia dopo aver smarrito la dritta via, data che ha offerto l'occasione al Ministero della Cultura nel 2020 di istituire il Dante Dì, un viaggio durato 7 giorni che culmina nella visione di Dio. Qui al poeta vengono a mancare le parole per descrivere l'evento, tanti gli appuntamenti organizzati in Italia e all'estero dalla società Dante Alighieri, che ha riconfermato alla guida Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Dante rappresenta l'inesauribile tesoro della lingua italiana. Noi parliamo ancora la lingua di Dante. La nostra non è divenuta una lingua globale, senza radici. Iniziative a Bologna, per esempio, con un viaggio tra arte e poesia. A Napoli il tema è il paradiso. Numerosi concerti a Milano e a Salerno. A Oslo organizzato un percorso su Ulisse, a Buenos Aires coinvolti gli studenti di italiano. Papa Francesco, nella lettera apostolica Candor Lucis Aeternae, invita a farci compagni di cammino di Alighieri, di imitarlo in quell'itinerario verso la felicità del paradiso da lui intrapreso. Ho visto tantissimi giovani, italiani e non, affascinati dal messaggio di liberazione cristiana che Dante propone. Tocca a noi educatori appassionarli alla lettura della commedia sempre di più. Pugni d'oro per Irma Testa, la pugile campana già campionessa europea, ha conquistato l'oro per l'Italia ai mondiali di box a Nuova Delhi nella categoria 57 kg. Ai punti ha sconfitto l'avversaria kazaka Karina Ibrahimova. Oggi anche un argento italiano con Sirine Charabi nei 52 kg. L'azzurra è stata battuta in finale dalla cinese Yu Wu. Solo un momento di pausa, il TG torna tra poco. Ancora un'ultima notizia, la Russia dispiegherà 10 aerei con testate nucleari tattiche in Bielorussia, lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, secondo il quale si tratta di una risposta al Regno Unito per l'invio di armi all'uranio impoverito all'Ucraina. Era la nostra ultima notizia. Vi lascio al meteo e alla diretta nella Santa Messa. L'appuntamento con il TG2000 torna alle 20:30. Vi aspettiamo. Buona serata.